Ciao a tutti e a tutte in questo caso perché il video è dedicato a voi ragazze che state un po' più fissate con l'elettrostimolazione sui glutei. Ho creato questo tutorial con una serie di altri tutorial sul posizionamento degli elettrodi che sono certo ti interesserà e trovi il link in descrizione. Questo è specifico per i glutei. Ho scelto di farti una grafica, di farti vedere questa grafica con 4 elettrodi per gluteo, per quale motivo? Perché è un muscolo molto grosso, un muscolo molto forte e quindi richiede un impatto anche di elettrostimolazione davvero alto. E per esempio, ecco, per le persone un po' più minute vanno bene anche 2 elettrodi, magari 2 di quelli rettangolari piuttosto che quelli quadrati. Però io personalmente preferisco i 4 elettrodi perché si riesce a percepire meglio l'attivazione muscolare e perché possiamo gestire in maniera proprio personale il posizionamento. Il grafico, ecco, la grafica che state vedendo è davvero chiara. Ci tenevo a offrirvi un contenuto di altissima qualità perché comunque molto spesso per l'appunto mi scrivete ma dove devo metterli, come devo metterli. In questo modo ho risposto a tutte le vostre domande in maniera proprio più esplicita che non si potesse. Detto ciò, vi ricordo che tutti i contenuti dedicati e ovviamente legati all'elettrostimolazione li trovate nel canale. Ci sono diverse playlist, ci sono playlist per appunto EMS Training, ci sono playlist per quanto riguarda alcuni prodotti, quindi tutorial vari con TESMED e altre marche. Per qualsiasi dubbio o informazione, scrivete a www.fitness@gmail.com anche qualora decideste di fare un percorso personalizzato. Quindi nella mail scrivete vorrei fare un percorso personalizzato, io vi risponderò e vi farò un po' il punto della situazione per farvi capire costi, modalità e per l'appunto come gestire insieme il lavoro di programmazione. Detto questo, non ci resta che augurarci una buona elettrostimolazione, lasciare un bel like se volete un bel commento a questo video e in ultima cosa, ma forse la più importante, iscriversi cliccando sulla campanella se ancora non lo avete fatto. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, usate sempre un metodo per fare le cose perché altrimenti poi si dà la colpa magari alla macchina piuttosto che ai pad, ai patch per fare l'elettrostimolazione, invece poi magari bastava essere un po' più accorti per fare un lavoro ottimale. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.